prepariamo il necessaire per le vacanze. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. E sì ragazzi, quest'anno vado in vacanza. Non immaginate chissà quale vacanza, ma immaginate una vacanza da Ombretta. Dove può andare Ombretta a Ferragosto? Nelle spiagge affollate, assiepate di persone? In isole super piene di gente? In una bella casetta in montagna con la sua famiglia? Yeah! Sì, quest'anno abbiamo deciso, tutta la famiglia, nonni inclusi, di andarcene per una settimana a Milo, nella nostra casa in montagna. E allora, con il nonno Claudio e il suo pulmino, presto ci trasferiremo in lassù sull'Etna a godere del fresco che il nostro bel vulcano ci sa regalare. Anche in Sicilia c'è fresco, sapete? Basta spingersi un po' più su. E allora ho deciso così di fare un video innanzitutto per tranquillizzarvi, dirvi che non sono sparita, ma semplicemente che ho rallentato la programmazione di Arte per te perché ero un po' stanchina. Dopo un inverno molto intenso ho voluto prendere agosto in maniera un po' più rilassata, tanto so che anche voi siete in vacanza e quindi non vi ho subissato con contenuti nuovi che tra le altre cose sarebbero andati anche perduti nell'impossibilità di vederli. Quindi contenuti così pregni che già ho pensato, alcuni ho anche girato, li vedrete dall'ultima settimana di agosto ai primi di settembre. Adesso decidiamo, sicuramente durante la settimana di Ferragosto non pubblicherò nulla, il prossimo video creativo verrà subito dopo la settimana di Ferragosto. Però oggi ero qui alla mia scrivania e stavo aprendo i cassetti per tirare fuori quello che avrei portato con me in vacanza e quindi ho detto: sai che c'è? Lo faccio insieme ai ragazzi. Fermo restando ragazzi che io sono sempre attiva sugli altri social, quindi su Instagram vi trovate sempre, vi aggiorno continuamente su quello che è l'andamento della mia vita creativa e anche reale, quindi vi aspetto su Instagram numerosi, cercate Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, è sempre quello. Poi vi aspetto anche su Facebook e lì vi tengo aggiornati. Su Facebook molto presto e anche qui su YouTube vi dirò degli aggiornamenti del corso di disegno, perché a settembre comincerà il nuovo anno del corso di disegno con qualche modifica, qualche aggiustamento di cui vi parlerò sia in video, ma sempre a settembre, che anche su Facebook, quindi venitemi a cercare anche su Facebook Arte per te, pennello bianco su fondo rosso. Adesso però veniamo a noi e alla nostra trasferta che anche se per 5 giorni può offrire grandi spunti per la creatività. Tra l'altro anche Gabriele mi ha detto che vuole assolutamente fare qualcosa anche lui e quindi devo portare più carte. Gabriele vorrebbe dipingere, in quel caso penso che aggiungerò anche un blocco in tela che non vedrete qui. Sono i classici blocchi dell'Acrelando, quelli però con la texture tela, che sono una sorta di carta gommata, carta telata, ottimi per dipingere con gli acrilici, materiale scelto da Gabriele. Quindi Gabriele ha creato una sua cassetta creativa con questo blocco, un pacchettino di acrilici, dei pennelli medio duri, delle spatoline e stop. Io invece voglio andare di acquarello, penna e pennarelli, quindi vi dico cosa vi porto. Mi porto innanzitutto un bel blocco, questo qui è il mio, devo dire, tra tutti quelli della Fabriano che ho utilizzato. Poi alla fine, quando devo fare un qualcosa di più di pregio, mi rivolgo sempre a lui. È il mio blocco preferito per quanto concerne l'acquerello. Mi trovo molto bene, per il mio modo di acquerellare è quello giusto, perché ragazzi è inutile, io vi posso fare la recensione di un materiale, ma poi ognuno ha la propria emissione di materia e la propria emissione di colore e ad ognuno va meglio un blocco piuttosto che un altro. Se invece mi va quel giorno di disegnare e magari lasciare il disegno all'inchiostro, porterò lui il Tecnico 6, sempre della Fabriano. Questo è un ottimo blocco con una carta liscia patinata ma molto aggrappante e tenace nel prendere l'inchiostro che vi si appone, quindi questo sarà l'altro blocco che porterò.
Come altra carta, o come carta nera soltanto questa della Block, cos'è, della Crelando, non mi ricordo, comunque mi pare di averla presa alla Lidl, è un blocco da disegno nero, perché voglio utilizzarlo con la penna bianca, quindi userò anche un porterò anche un blocco da disegno totalmente nero. Il resto lo preparo live con voi. Porterò una matita, scelgo la 1B, o meglio la B, scelgo la 1B, grassa ma non troppo. Porterò la mia mitica gomma pane, ovviamente porterò anche una gomma classica e l'immancabile tempera matite. Questo è il set base. Adesso allarghiamoci. Per contornare gli acquerelli mi serve necessariamente dello scotch carta. Come acquerelli sapete che ne ho tantissime, palette di diversificata grandezza. Ne porterò due, perché ne porto una per me e una per Gabriele, perché se ci dobbiamo mettere a dipingere insieme, se no non se ne esce, magari vogliamo metterci in posti differenti. Porterò la mia palettina della Tintoretto, che non è come quella che vi ho regalato, perché questa era un prototipo che mi mandarono prima di mettere in commercio quella definitiva. Questa ha i fondi color legno, poi venne sostituita con le vaschette bianche come quella che vi ho regalato, e quella è naturalmente più bella di questa, proprio perché riuscite a vedere la mestica dei colori su bianco. A me poco importa, perché io i colori non li miscelerò qui, ma li miscelerò in un piattino, ma mi interessa portare i godet con la tavolozza che vi ho spiegato come fare, vi allego il link qui, e soprattutto perché all'interno trovo tre pennelli bellissimi, che sono tre sintetici vaio molto molto interessanti da portare in vacanza. In pochissimo spazio ho tutto. Come alternativa porto l'altra mia palette di acquerelli che porto sempre quando sono fuori, perché guardate quanto è piccola, è della Winsor & Newton, quindi sono degli acquerelli di ottima qualità, e scusate lo schifo che c'è dentro, ma come vedete è una delle tavolozze che adopero di più, l'adopero sia in restauro che in acquerello. Ho tre di queste tavolozze, non ne ho soltanto una, perché io le vado comprando spesso, proprio perché mi piace la praticità del portar via gli acquerelli. Addirittura qua io ho spremuto degli altri acquerelli di una diversificata marca nel vano per pennello, per avere delle altre tinte che magari in gamma non avevo. Come vedete il bianco non c'è, quindi porto via questo. Come bianco porto la penna in gel bianca, che userò sia col foglio nero che per definire qualche acquerello di tecnica mista. Gli immancabili acqua brush della Pentel, se dovessi spostarmi in punti dove è difficoltoso portare dell'acqua, carico loro e sono a posto. Quindi gli acqua brush sempre, uno a punta grossa e uno a punta fine, bellissimi. Porto come pennelli una selezione minima di quelli che per acquerello mi sono piaciuti maggiormente da utilizzare in quest'anno di Arte per Te, e sono i sintetico Nettuno della Tintoretto, questi col manico grigio, e i sintetico Vaio Kazan, sempre della Tintoretto, due prodotti sintetici ma che non lasciano per nulla desiderare la setola naturale, per quanto sono buoni. Sono veramente fantastici questi pennelli, tant'è che me li porto come corredo delle vacanze. Se volessi colorare i miei disegni a penna, userei queste Stabilo Sensor, che sono delle penne punta 03 con vari colori. A me interessava che ci fossero i verdi, soprattutto per i gambi dei fiori. Ecco qua, queste puntine così, molto molto carine, queste confezioni variopinte. E poi porterò, allora, la penna invece è una bianca della Pilot, non ve l'ho detta, e invece è una bianca in gel molto buona. E poi porterò con me queste tre Staedtler, che sono la Pigment Liner 01, la Pigment Liner 05 e la Pigment Liner 07,
che sono resistenti all'acqua e quindi mi permettono di fare sia disegni solamente ad inchiostro che anche disegni con acquerellature. Basta, porterò soltanto queste cose, del resto sto fuori solamente una settimana, già se farò 4-5 acquerelli sarà una gran cosa. Gabriele porterà anche il blocco telato e la confezione piccola di acrilici e una sua selezione di pennelli. Lui dipinge molto materico, quindi userà dei pennelli in setola di bue molto spessi. Questo è quello che adopererò in questa mia trasferta. Mi faceva piacere condividere con voi proprio il momento del pescaggio dal cassetto di queste cose. Bene, buone vacanze a tutti, buon Ferragosto a tutti, passate un Ferragosto felice, spensierato, divertente e divertito. Non bevete troppo se poi dovete mettervi in macchina per tornare a casa. Speriamo che non ci sia questo caldo pazzesco e noi ci vediamo dopo le vacanze. Arte per te torna con un video nuovo la settimana dopo Ferragosto. Un grande bacio ragazzi, da Ombretta ed Arte per te è tutto, buone vacanze, ciao!